Benvenuti a Torino Web News. Questa settimana siamo venuti a visitare uno dei luoghi più importanti o destinati in pochi anni a diventare tra i più importanti della recente trasformazione di Torino. Siamo a Porta Susa, o meglio nella stazione sotterranea di Porta Susa, che dal 27 settembre è finalmente entrata in funzione. È stato infatti aperto il passante ferroviario tra Porta Susa e Stura, un passo avanti nello smantellamento dei binari di superficie che sarà completo nel 2012, quando verrà riaperta la stazione sotterranea Dora. Per adesso la stazione Dora resterà chiusa e questo non ha mancato di procurare disagi ai viaggiatori in questi primi giorni del passante. Per questa ragione GTT ha potenziato i collegamenti fra le stazioni Stura e Porta Susa e le zone Dora e Spina 3. In realtà per il momento è in funzione soltanto il primo binario della prima galleria, significa che fermeranno nella stazione in cui ci troviamo adesso soltanto i treni che vanno verso nord, in direzione Settimo, Chivasso, Aosta e Milano, mentre quelli che tornano indietro da Milano fermeranno ancora nell'attuale stazione Porta Susa di superficie, che dal 2012 sopravviverà come monumento storico. Da sud invece, Asti, Bra, Pinerolo, Chieri, i treni si fermeranno a Torino Lingotto. Dal 18 ottobre entrerà in funzione anche il secondo binario della seconda galleria e allora tutti i treni fermeranno e partiranno dalla nuova stazione sotterranea di Porta Susa, accessibile anche da Corso Inghilterra. Vi invitiamo a consultare il sito GTT per conoscere il potenziamento delle linee che collegano la zona Dora a Stura e Porta Susa. Cambieranno il percorso le linee 21, 46 barrato e 60. Ma non dimentichiamoci che Torino Web News è soprattutto un settimanale culturale, allora torniamo in superficie per segnalarvi i principali appuntamenti con la musica e lo spettacolo di questa settimana. Il 9 novembre del 1989 cade il muro di Berlino. 20 anni dopo, una grande mostra allestita alla Sala Bolaffi ne ripercorre la storia attraverso 80 immagini dell'agenzia fotografica Ulstein Bild e fotografie d'archivio del quotidiano Süddeutsche Zeitung. La Biblioteca Civica Primo Levi propone invece la mostra fotografica di Sebastiano Trovato, automobili del passato e del futuro progettate e prodotte a Torino, che nel 2008 è stata eletta capitale mondiale dell'auto e del design. Vediamo adesso due appuntamenti con la musica classica. Il primo è al Conservatorio Giuseppe Verdi in Piazza Bodoni, venerdì 2 ottobre alle ore 21, suite per archi di Jana Cech e concerto K488 in La maggiore per pianoforte e orchestra di Mozart. Nikolaj Bogdanov al pianoforte, diretto da Dante Minozzi. Il secondo è nell'Aula Maglia Giovanni Aglielli del Politecnico di Torino, lunedì 5 ottobre alle 18.30, musiche di Bernstein, Stravinsky e Poulenc, eseguite da Michelangelo Carbonara al pianoforte, Paolo Marchettini e clarinetto basso. Vi segnaliamo ancora due appuntamenti di musica leggera, il primo è con i Sofia all'Hiroshima Mon Amour in via Bossoli 83 giovedì 8 ottobre, il secondo è il giorno dopo, venerdì 9, con Roy Paci alla Sala Espassi in via Mantova 38. Ringraziamo le Ferrovie dello Stato per aver effettuato le riprese e l'appuntamento con Torino Web News è per la prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.